parte di questa piccola parentesi, per cui ti ringraziamo. Adesso inviterei gli amici del Caos di Firenze, che tra l'altro hanno anche un po' l'esigenza di lasciarci un po' prima degli altri, di venire a fare la loro relazione. Allora, Pietro Marchetti, eccolo qua, presenti tutti. Buonasera a tutti. Scusami, mi presento. Mi chiamo Pietro Marchetti e rappresento il gruppo accademico ecologico Scandicci in qualità di presidente. Non starò qui a spiegarvi chi siamo, cosa facciamo, non sono un amante di queste retoriche, anche perché crediamo che dopo 18 anni di attività e 12 convegni internazionali qualcuno in Italia, e non solo, che ci conosce, ci sia. Quindi affronterò subito l'argomento, lasciando a chi volesse conoscerci tutte le informazioni possibili le potrete trovare sul nostro sito www.gaus.it, dove tra l'altro potrete trovare e potrete lasciare in forma assolutamente anonima eventuali esperienze di incontri avvicinati del terzo tipo che il Gaus girerà all'Università di Padova per un'importante ricerca in merito. Allora, bene, come vedete potuto vedere, il titolo di questo convegno è l'esopolitica. Ma parlare di esopolitica è un discorso molto complicato e non è detto, anzi è assolutamente impossibile cercare di limitarlo in una presentazione. Non è possibile fare questo. Quindi io mi limiterò a esporvi dei pensieri, degli stimoli per farvi capire quanto è complicato il discorso esopolitico al di là della parola stessa. È una bella parola esopolitica, ma vuol dire tante tante cose. Però prima devo fare una precisazione. Quello che ora vedrete e quello che esporrò sono in buona parte considerazioni personali che non necessariamente sono la visione che il Gauss ha sull'esopolitica e sulla politica in generale. Detto questo, possiamo iniziare. Un foraliero, quale interlocutore sulla Terra? E questo è un bellissimo titolo per un convegno di ufologia. Se non fosse che questo titolo nasconde una tremenda verità e un insidioso pericolo. Una tremenda verità perché è naturale, è vero che noi, un domani, in un futuro, forse vicino, forse lontano, chi lo può dire, se messi in contatto con una civiltà o più civiltà extraterrestri, avremmo necessariamente bisogno di un interlocutore verso di essi. Questo è un dato di fatto. Dobbiamo per forza averlo, non c'è verso. E la cosa importante è che questo interlocutore, non sarà un interlocutore di un singolo, ma sarà l'interlocutore di tutti noi, di tutta la razza umana. Cerchiamo di capirci bene, non ci sarà l'interlocutore della Repubblica di San Marino, l'interlocutore per Firenze, l'interlocutore per Roma, no, di tutta la razza umana. È questo il problema, è questa la grossa difficoltà dell'esopolitica, la grossa difficoltà principale è proprio questa. E chi o cosa potrebbe rappresentarci? Ad oggi possiamo solo fare delle ipotesi. Ipotesi che possono essere più o meno valide, più o meno accettabili, ma soprattutto, ricordatevi questo, più o meno auspicabili. Pertanto questa relazione affronterà proprio il problema di individuare, di ipotizzare chi potrebbe essere un interlocutore per la razza umana verso le civiltà extraterrestri, di fronte a un contatto, un eventuale contatto, voluto o forzato. Ricordatevi anche questo. Bene, la soluzione migliore, la prima che viene in mente sarebbe l'ONU. Perché no? Ce l'abbiamo già. Se non fosse che l'ONU è di fatto una realtà inutile, un ente assolutamente inefficace, da sempre assolto degli Stati Uniti d'America, che sono i veri padroni delle Nazioni Unite, gli unici in grado di spostare gli equilibri
e le strategie a livello globale. Adesso possiamo aggiungere la Cina e la Russia, le altre due grosse forze in campo. Anche loro in grado di muovere le politiche e le strategie per solo ed esclusivamente scopi e gli interessi personali, non certo per il bene comune. Mentre per altri paesi, Inghilterra, Francia, la Germania, Israele, a loro diciamo che a volte viene concesso per giusto un po' di alzare la voce per non avere noiose seccature diplomatiche o commerciali. Questa è la realtà, che vi piaccia o no, lo si vede tutti i giorni. Mentre poi per tutti gli altri paesi che formano le Nazioni Unite, quindi tutti gli altri stati del mondo, il loro peso all'interno dell'ONU, vi faccio un esempio. Avete presente il film con il grande Alberto Sordi, il Marchese del Grillo? Quando al Marchese gli viene chiesto il perché dei suoi privilegi, la risposta è: perché io sono io, mentre voi non siete un ca e mi fermo. Questa è la realtà dell'ONU. Sia chiaro questo. Chi pensa che all'interno dell'ONU si possa decidere qualcosa, l'ha pensata male, ma veramente male. Allora, un'altra soluzione quindi sarebbe quella di creare un'altra struttura, magari sulla falsa riga dell'ONU. Questa sarebbe una bella ipotesi, ma qui nascono degli interrogativi non indifferenti. Innanzitutto, chi finanzierebbe questa struttura? Primo. Chi ne farebbe parte di diritto? Tutti gli stati come l'inutile ONU? O forse un tu sì e un tu no? E un tu sì e un tu no per quale motivo? Tu sì forse perché sei uno stato ricco, potente, democratico, e forse tu no perché tu invece sei uno stato di terroristi, o uno stato di morti di fame, o uno stato così piccolo che nessuno conosce. O tu sì perché sono stato riconosciuto, rispettato, e tu no perché non conti nulla. Attenzione, guardate, non pensate che a questo mondo il peso politico di paesi come la Cina o gli Stati Uniti siano paragonabili al peso politico del Burkina Faso. Cioè, non funzionano così le cose nel mondo reale. Attenzione. Quindi questa eventuale nuova struttura, bella, peccato che sarebbe irrealizzabile. Chi la finanzierebbe? Chi deciderebbe? Siamo ancora al punto di partenza. Quindi attualmente questa non sembra una grande soluzione. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di affidare il compito di rappresentarci ad un gruppo di personaggi politici veramente capaci, persone con una notevole esperienza politica internazionale, persone che sono cresciute all'interno di veri centri e veri e propri centri di potere politico internazionale. Ma non credo che questa possa essere una buona soluzione. Non so se conoscete tutti questi gruppi, alcuni sì, alcuni come il Pilgrim forse un po' meno. Non è una buona soluzione. Vediamo altro. C'è chi dice che questo governo, questo mondo, sia governato dalle banche e che i banchieri possano muovere a proprio piacimento le politiche internazionali di ogni Stato. E probabilmente chi dice questo non ha tutti i torti. Ma se così fosse, possiamo pensare di far gestire eventuale contatto con civiltà extraterrestri a chi governa la finanza mondiale? Riflettiamoci un attimo. Abbiamo il Gotha, queste sono le persone che controllano il mondo, che vi piaccia o no, il resto sono solo i servi al potere di queste persone. Purtroppo il mondo funziona così, può piacere o non piacere. Quindi anche questa non mi sembra una buona soluzione, visto come queste persone hanno ridotto e stanno ancora portando avanti l'economia mondiale. Non è una grande soluzione questa. Forse però
andiamo avanti. Potremmo pensare magari a una sorta tipo un film di Orwell, a una sorta di governo delle multinazionali. Scusate, qui è saltata una slide, non capisco, un secondo. Qui è saltata una slide, purtroppo, vabbè. Un governo delle multinazionali, che sono vere e proprie stati all'interno dello Stato. Grossi gruppi industriali capaci di manipolare, di decidere le politiche di ogni Stato. Tra l'altro un governo formato dalle multinazionali avrebbe anche il benestare di questa gente qua e di sicuro dei politici di ogni paese, in Italia come all'estero, perché da sempre i politici sono al soldo di questa gente e degli interessi industriali, da sempre. E chi non è così non fa una bella fine. Quindi anche questa non mi sembra al momento una grande ipotesi. Forse potremmo pensare allora di affidare il nostro futuro a un leader di una grande nazione. Sì, potrebbe essere una soluzione. Una nazione rispettabile, una nazione fondata sulla democrazia, ma ci vorrebbe un leader libero da influenze di gruppi di potere. Quindi non capisco, questa è la slide di prima, scusate, PowerPoint fa queste cose. Ecco, ci vorrebbe dire ecco, di una bella grande nazione, un uomo libero da influenze industriali, militari, economiche. Insomma, abbiamo qualcosa da ridire. Americani meglio di no, non è che la loro storia ultimamente, ma anche nel passato, brilli molto di rispetto sociale e pace tra i popoli. No, lasciamo perdere. Ci vorrebbe un altro leader, di un'altra grande nazione, magari una nazione fondata sulla democrazia. No, non è neanche questo, non mi sembra una grande... No, americani e russi no. No. Insomma, dicevo, il leader di una grande nazione basata sulla democrazia. Loro mi sa che con la democrazia forse fra qualche anno, hanno un po' qualcosa da imparare. Questo non può essere fattibile, quindi abbiamo visto che le principali potenze mondiali non sono in grado assolutamente di rappresentarci un domani. Ma pensate forse che a questa gente qua interessi il bene comune? Non scherziamo. Ci vorrebbe allora magari un politico, un po' magari di una nazione un po' più piccola, però riconosciuto come leader a livello internazionale, persone capaci, che comunque guidano importanti nazioni, nazioni fondate sulla democrazia, sul rispetto sociale, sull'uguaglianza, sulla pace sociale. Per quanto riguarda la Francia e l'Inghilterra, bisognerebbe chiedere alle loro ex colonie cosa ne pensano del concetto di democrazia e pace sociale. E per quanto riguarda la Germania, beh, ultimamente la loro storia nell'ultimo secolo non è che brilli molto di pace sociale. Quindi non mi sembra neanche questa una buona soluzione. Ma allora scusate, ma se non possono essere loro, perché non noi? Qualche politico italiano. La persona giustamente davanti a me ride, ma c'è poco da ridere. Guardate che la realtà è questa, non è che ci sono molte altre scelte. Potremmo pensare a qualche politico italiano, in fin di conti se c'è una cosa che in Italia non manca sono proprio i politici. Li abbiamo da vendere e qualcuno li ha anche comprati, ma questo è un altro discorso. Però vedete, ci vorrebbe una persona politica, un politico italiano capace, serio, responsabile, affidabile, onesto, sincero, praticamente un politico il cui unico scopo sia il bene sociale e non i propri interessi personali o gli interessi di qualche lobby. Ma mi sa che come politici non siamo molto messi bene attualmente in Italia. Forse dovremmo guardare alle generazioni future. Forse sì. Magari qualche futuro giovane politico. No, mi sa che anche questa non è una buona soluzione. No, non mi sembra una buona soluzione. Non li vedo come interlocutori. Beh, allora lasciamo perdere l'Europa, va? L'Europa, in fin di conti, nella storia non ha molto da insegnare il fatto di
rispetto tra i popoli. Abbiamo invaso il nuovo mondo ai tempi di Colombo, abbiamo fatto le crociate, insomma, non è che abbiamo una buona tradizione. Vediamo altri leader politici di paesi importanti, leader riconosciuti a livello internazionale, leader di stati democratici basati sulla pace e il rispetto sociale. Qui purtroppo salta di nuovo la slide, scusatemi. Vediamo se riesco. Anche qua salta la slide. No. Scusate, qui purtroppo PowerPoint adesso si è spento. È successo? No, è il 2000 che è vecchio stato. Il male dei politici. Allora, vediamo, scusate un attimo, vediamo di farla ripartire perché così non è possibile fare presentazione dall'inizio. Ok, vediamo. Scusate, ma per fortuna si utilizza PowerPoint, io non lo utilizzo, ma purtroppo a volte succedono queste cose. Ecco qua, dicevo, leader di riconosciuti a livello mondiale di importanti nazioni basate sulla democrazia e il rispetto sociale, non ne vedo un granché. Tenete presente che a parte qualche stato dittatoriale non è che vi sono molti altri stati democratici, lo stesso Israele è uno stato democratico, sì, democratico, rispetto sociale mica tanto, bisognerebbe chiedere ai palestinesi cosa ne pensano, fermo restando le ragioni di entrambi gli stati, ma questo vabbè, è un altro discorso. Quindi anche qui non si va da nessuna parte, bisogna pensare a qualcos'altro. I leader politici non funzionano, perlomeno questi nostri leader politici mondiali non funzionano. Forse potremmo pensare allora di affidare il compito di rappresentarci a un gruppo di alte gerarchie militari. Pensateci un attimo, perché no? In fin di conti sono persone affidabili, persone tutte d'un pezzo che non scendono compromessi. Qui vediamo se ci arrivo, ecco qua. Una sorta di NATO per i rapporti con civiltà extraterrestri. E non pensiate che qualcuno non ci abbia già pensato a questa soluzione. Se non fosse che la storia insegna che affidare ai militari il compito che spetta alla politica non è mai stata una buona soluzione. Quindi anche questo non mi sembra fattibile. Un'altra ipotesi sarebbe quella di affidare come portavoce alle alte gerarchie religiose mondiali. Pensiamoci un attimo, perché no? Loro sì potrebbero rappresentarci, persone di fede, spiritualmente elevate, persone di pace, persone che parlano a miliardi di persone in tutto il mondo. Loro forse potrebbero rappresentarci verso civiltà extraterrestri. Però se ci pensiamo bene, sono oltre 2000 anni che l'uomo si massacra e si fa le guerre in nome di Dio, e quindi non mi sembra una bella soluzione questa. E se poi ipoteticamente ci venissero a dire che Dio non esiste, oppure che l'uomo l'hanno creato loro, e come la prenderebbero queste alte cariche spirituali? Ma soprattutto come la prenderebbero le masse dei credenti? Pensateci un attimo. Vedete, l'esopolitica politica è qualcosa di importante, con profonde ricadute. Non è una stupidaggine detta così. Ci sono grosse ricadute dietro. Quindi, possiamo fidarci un domani alle gerarchie spirituali, religiose? Io questo però si dubbi. Dicevo, l'esopolitica politica è un discorso complicato. E guardate che io qui vi ho solo accennato a chi potrebbe essere il nostro portavoce. Non mi sono minimamente entrato nel merito di dire, ma le ricadute industriali, economiche, militari, politiche di un eventuale contatto, pensate gli interessi che potrebbero esserci sotto. Io mi sono solo fermato
a ipotizzare chi potrebbe rappresentarci. E guardate, i problemi, non si trova una soluzione. Vedete, purtroppo l'esopolitica è una bella cosa, ma è una cosa effimera, irrealizzabile, è un bel concetto, ma è un'utopia. Perché per essere realizzabili avrebbe bisogno di tutte quelle cose che da sempre mancano al genere umano: il rispetto sociale, la pace, l'uguaglianza, la dignità tra i popoli, tutte cose che da sempre sono l'opposto della nostra evoluzione. Quindi siamo pronti a un contatto? Ma e poi, scusate, non è scritto da nessuna parte, ricordiamoci questo, che ci debba essere un contatto. La verità è che noi come umani siamo troppo violenti, siamo troppo egoisti, siamo troppo selvaggi, inaffidabili, individualisti, per aspettarci un contatto con una civiltà così superiore. Siamo troppo, troppo sottoevoluti. La verità è questa. E non si venga a parlare di evoluzione spirituale e mentale dell'uomo. Non si venga a parlare di vibrazioni, di evoluzioni animistiche, di stati superiori di coscienza, di una nuova evoluzione e di una nuova razza del genere umano, di bambini bianchi, blu, verdi, indaco, strisci a palline. Ma quale evoluzione? Quale evoluzione? Ma vi rendete conto in che mondo viviamo? Ma dov'è l'evoluzione dell'ultimo secolo? Ma pensate forse che l'evoluzione sia il fatto che oggi potete comprarvi l'iPad? O il nuovo TV da 40 pollici strapiatto? O che potete andare in centro a fare shopping con il SUV da 200 cavalli a 4 ruote motrici? È questa l'evoluzione? Perché se pensate che questa sia l'evoluzione che un domani ci porterà al tavolo con civiltà extraterrestri, ah beh, allora. Pensate forse che sarà grazie al conto corrente che avete in banca o magari tenuto le isole Cayman, perché tanto in Svizzera ormai non va più tanto di moda, o Hong Kong, se un domani potremo sederci e discutere con una o più civiltà? Sarà grazie alla nuova Audi che avete sotto casa? Eh? Vale per tutti, eh? Primo compreso. È questa l'evoluzione? Vedete, io non credo. Io non credo che questa possa essere la soluzione. E mi sono limitato solo ed esclusivamente a parlare di un ipotetico evoluto contatto. Ripeto, un ipotetico evoluto contatto voluto da loro, sicuramente non da noi. Non abbiamo le mezze. E dico voluto perché se il contatto invece che voluto fosse imposto, pensate un attimo. Se il contatto fosse imposto, se loro fossero costretti a prendere un contatto con noi, beh, io non oso pensare a cosa potrebbe succedere nel caso di un contatto forzatamente imposto da loro, perché credo che se questo dovesse venire, temo che ormai saremo sull'orlo dell'estinzione. Grazie. Andiamo con una slide.